Com'è stata per te la prima volta? Cioè, com'è stata per te? La prima volta, com'è stata per te la prima volta? La domanda che ho fatto anche a Morandi prima, a Renzo Arbore. E hanno risposto tutti quanti? Sì! Ma a me pare strano, comunque... Cioè, un po' come mi vergogno che... Sai, la prima volta... Vabbè, comunque se hanno risposto tutti quanti, Pippo. La prima volta per me l'ho fatto con una donna più grande di me, no? Cioè lei, io avevo 16, 17 anni, lei aveva 28, 29 anni. E mi sono sentito emozionato, sinceramente. Perché, che ne sa, ci sai, queste cose la prima volta... Cosa ti ricordi, Pessi? E mi ricordi che la prima volta Pippo era emozionato, lei mi diceva non ti preoccupare, vieni qua, mi ha portato a casa sua, no? Però io in teoria sapevo tutto, perché mi avevano raccontato tutti gli amici miei. Dice tu vai là, non ti preoccupare, fai così, fai in quest'altro modo. Ma sai, avevano gli amici tranne che l'indicazione sbagliata. Infatti sono chiuso là, ci ho trovato le cose fuori posto. L'ho spogliato, cioè spogliato, ma insomma capisci. Ma no, guarda che siamo fuori stamattina. Pippo, scusa, non ti sento, ma avevo un'errata. Pippo, ma avevo un'errata delle indicazioni. Sono chiuso là, ma sta cosa non aveva staccato, invece si è spostato da un'altra parte. Qualcuno aveva esagerato, per cui sono chiuso là, non trovava le cose. Dico, ma come? Come hanno detto che c'era sta cosa? E cercava. E che sta a casa ne è accorto, dice, ma che hai perso qualcosa? Dico, no, pensi chiave di casa, perché io cercavo sempre questa cosa che guarda che siamo fuori strada, guarda, c'è un equivoco, sto dicendo la prima volta come debutto artistico. Ah, la prima volta? Mi hai fatto raccontare prima tutte cose, Pippo, come debutto artistico è stata emozionante o come la prima volta nell'amore? Ah, si suda molto. Perché io mi ricordo dopo la prima volta nell'amore là, sono andato lì che pesavo 78-79 kg, sono tornato a casa 62-63, sudavo dall'emozione, capito? Certo. Però dimmi Pippo. No, vabbè, dico, basta, abbiamo capito tutto. Insomma, hai capito, come poi l'hai fatto pure tu la prima volta, no? Quindi certo. Racconti pure tu. No, ma quale? Allora senti. Ok. Ma Pippo! Pippo, dimmi. Pasquale di Avellino, lo paese di Demita. Come? Del paese di Demita, di Nusco? Di Nusco, Pasquale, di Nusco, stava alla stessa scuola. Pasquale stava alla prima e Demita in quinta, hai capito o no? Ma io non lo capisco. Ma non è uguale. Non capisco quello che dice. Come non lo capisco? A Demita lo capisco, a lui no, Pippo. Nello stesso insegnante di italiano. Pasquale. Uguale, lo stesso insegnante d'italiano, insegnava in prima e in quinta. Uguale proprio, Pasquale. Pippo, comunque, Don Salvatore suona il mandolino, Pippo. Sì, fa Reginello, bello proprio. C'ha un ristorante di frutti di mare. Qua, ma che è una cosa... Reginello, lui mi fa sentire a Pippo Baudo, Reginello. Ah, conosci anche Reginello. Vabbè, noi ti salutiamo. Ti saluta anche Roberto Duval. Pippo, volevo far salutare i miei amici che ci tenono, hai capito? No, lui ha Lorella Cuccarini. Vabbè, comunque volevo far mandare un saluto, è possibile? Fallo mandare questo saluto, sì. Don Salvatore, salutate. Oh. Salutate a Pippo Baudo, un saluto. Maradona è Elio di Pelé. Meglio di Pelé. Pasquale. Pippo, senta a Pasquale. San Gennaro Pinto Cedù. Pippo, vado a mangiare a casa gli amici miei che tengono proprio...